Ciao ragazzi, bentornati su Grimas Card Fishing. Esatto, ragazzi. E se non siete iscritti, iscrivetevi. Stasera la solita sessione del dopo lavoro, come nostra consuetudine. Ce l'ho, ragazzi. Anche stasera sessione notte secca. Notte secca. Però questa volta, ragazzi, per la primissima volta, eh sì. Riusciamo a farla in libera, ma soprattutto in ufficio. In ufficio, nel nostro amato ufficio. Quindi siamo nel nostro ufficio. Ma non sono casato! E affronteremo per la prima volta la nostra notturna, notte secca, insomma. Sì. Diciamo che dopo l'esperimento della prima notte che avete visto nel video che abbiamo fatto in cava, Bagaggiolo, appunto, è andato tutto bene, siamo restati vivi, ora vari, quindi abbiamo deciso di provare questa volta sul fiume. Quindi è una nuova avventura, c'è un po' di emozione, perché ovviamente il fiume sa regalare gioie e trasmette un po' quel brio, sì, che avevamo accennato, appunto, che volevamo provare a farle, ovviamente, esatto, tempo permettendo. Fortunatamente riusciamo a farne. Dopo 4 anni ce l'abbiamo fatta arrivare a questo un'altra. Successo. Ovviamente non possiamo sapere come andrà la sessione. Esatto. Adesso vi faremo vedere ovviamente come ci siamo organizzati, come sapete che facciamo di solito. Abbiamo adottato di che strategie abbiamo adottato, di che rig abbiamo usato. Comunque, sostanzialmente, ragazzi, sempre col nostro gazebo. Adesso vi mostriamo tutto. Sì, siamo... ecco qua c'è da dire una roba, Cree, che sì, possiamo dirla magari anche dopo, sul fatto di avere un gazebo, i pro e i contro. Sì, perché ci sono dei pro, ovviamente, dei contro, ma esatto, ovviamente qualcuno di voi già li sa. Noi stiamo sperimentando adesso, facendo, volendo fare queste notti, e ci sono un po' di vincoli, però sì, ne parleremo nel corso del video. E che dire, adesso, ragazzi, pizze? Abbiamo ordinato la pizza. Prenotate, ok. Tra un po' arriva la pizza, esatto, mangeremo. E basta, adesso vi facciamo vedere un po' di... Ovviamente il meteo è uno schifo, perché c'è... Ovvio. Adesso è andata via la nebbia, però, effettivamente. Sì, la nebbia va e viene, quindi è un po' così. Bene, ragazzi, allora vi lasciamo il video. Mi raccomando, non skippate. Buona visione. A dopo. Allora, con l'ausilio delle torce da testa vi mostriamo un po', ragazzi, la situazione. Eccola qui. Allora, come vedete, il gazebo, eccolo qua. Siamo a 3 metri dalla riva, vedete? Qui c'è il naviglio. Siamo a 3 metri dalla riva. Le macchine le abbiamo messe in questa maniera, quindi sono parcheggiate dietro la tenda. Di qua invece sto pescando io, adesso poi vi spiegheremo ovviamente sempre come stiamo affrontando la sessione. Fai onori di casa, presentite un attimo. Prego, entrate pure in casa Crimax. Niente, ragazzi, i due lettini, tavolino al centro per essere comodi. Basta, molto vuoto, qui dovrebbe esserci la bombola. Eccola lì, ragazzi, bombola è pronta. Qui c'è il primo. C'è stata, sì, c'è stata un dip in diretta così, non so cosa sia. Allora, eccolo lì. Andiamo da Max, perché, ragazzi, con l'occasione, visto che si è illuminata, abbiamo fatto un altro... Ci siamo fatti un regalino. Sì, ve ne parleremo ovviamente poi. Sì, sì. È un Aiga, penso. Le swinger della Belgi. Sì, sì. Facciamo vedere. Siamo in Belgi, ragazzi, li abbiamo completati con le loro swinger. No, più che altro perché facendo sempre sessioni serali mancava un attimo il fattore della scimmietta che si illuminava. Sì, lo so, magari può essere un discorso solo visivo, roba, però, ragazzi, ci piacevano, ci siamo fatti questo piccolo regalo di buon inizio anno e speriamo che portino fortuna, dai, diciamola così. Tutto qua. Poi, ragazzi, da far notare che
Max deve ancora togliere. Allora, se stasera parte un pesce su queste canne, tolgo le pellicole. Se parte un bel pesce, non una carpa da 1,5 kg, ve lo dico. Se parte un bel pesce dai 6 kg in su, in diretta, tolgo le pellicole. L'ha detto, eh? L'ho detto. L'ha Va detto. Bene, ok. Stiamo mangiando, ragazzi. Pizza 1 finita, pizza 2 finita, e ovviamente abbiamo la pizza 3. Voi quale scegliete? La 1, la 2 o la 3? Adesso mangiamo la terza pizza, ragazzi, con la cola, che c'è gentilmente stata offerta anche, e ringraziamo. Sì, non mi ricordo neanche come si chiama la pizzeria, ma va bene. Ragazzi, finiamo di mangiare la pizza. Sì, qua in mezzo c'è la Power Station, che avete visto nel video unboxing precedente. Stiamo caricando di tutto, praticamente. Molto comoda, molto sì. Molto comoda. Sì, sì. È stato un acquisto azzeccato, veramente un ottimo acquisto, perché, come dicevamo, appunto, riempirsi di power bank o spendere la stessa cifra per un power bank, alla fine con questo abbiamo anche il 220. C'è tanta roba, ragazzi, tanta roba. Faccio vedere meglio. Sì, telefono mio, il telefono di Cliff fino adesso era in carica col 220, e le batterie le stiamo ricaricando, quelle delle torce, cioè chiaramente adesso quant'è l'autonomia, così? Ma vediamo, perché oppla, basta schiacciare, è 9 ore con tutta questa roba in carica. Bene, ragazzi, mangiamo l'altra pizza e poi ve la faccio anche vedere, perché sì, una in due, perché sennò sembriamo veramente due. Adesso con la mano non ci riesco. Eccola qua. Che buona. Yeah. No, niente, ha fatto una piccola partenza, ma ha lasciato subito. Boh. Adesso sono indeciso se tirare sulla canna o aspettare un attimino, che magari c'è il branco sotto, ma boh, non so neanch'io, adesso decido. Vabbè, visto che siamo qua, mi sono portato gli inneschi che sto usando stasera. Da un po' di tempo a questa parte, lo sapete, sto usando le bilanciate Spicy Crab della Mainline, ovviamente. Una del 18 con appunto il Go, l'ho dippate parecchio tempo fa allo Squid, e le altre invece da 15 con il White Squid. Quindi sono belle cariche, strong, e speriamo che mi regalino qualcosa stasera. Pasturazione ovviamente fatta con le affondanti, sempre allo Spicy Crab. E basta, speravo in questa partenza che c'è stata adesso, ma ha lasciato. Sono un po' dispiaciuto, sinceramente ci speravo, perché era partita, ma niente. Alghe non ne vedo davanti, quindi boh, speriamo. Allora, questa sera sto pescando sempre con due canne a testa. Abbiamo notato una cosa, che il paesaggio qui è un po' cambiato rispetto alle altre volte, nel senso che hanno tagliato tutti gli alberi che avevamo dalla sponda opposta, hanno messo tutta una serie di paletti, come non so se vi ricordate quel video che abbiamo fatto tempo fa in contratto di canale sempre del Naviglio, dove c'erano tutti i paletti, li hanno messi anche qui. Quindi sicuramente è stato un po' modificato quello che era l'ambiente. Lì c'erano delle piante che secondo me andavano a ripararsi vari pesci, insomma, tra cui anche le carpe. Adesso non ci sono più. Domani mattina vi faremo un po' vedere meglio, ma ormai non c'è più niente. Quindi abbiamo scelto di provare a pescare entrambi nella parte centrale del canale. Quindi abbiamo una canna a testa nella parte centrale e entrambi abbiamo una canna a testa nella parte opposta. Vediamo se nella parte opposta è ancora proficuo. Non abbiamo controllato con il dip, non abbiamo visto niente, abbiamo semplicemente buttato un attimo un piombo appena arrivati, giusto per capire un attimo la situazione. Sembrava tutto libero, quindi abbiamo pescato in questa maniera. Io sto usando sempre due combi rig con inneschi su una canna tutto bilanciato, nell'altra una fondante più la bilanciata, e con combi rig. Basta, ragazzi, abbiamo pastorato sopra con delle boilies, io con le Benoffi di Mainline, e adesso vediamo se si muove qualcosa. Qualche tocca la stiamo vedendo, e
speriamo che nel corso della notte appunto si venga a far visita qualche bella carpotta. Dico carpotta perché speriamo in un pesce un po' di taglia, dai, ce lo meritiamo un po', tutti questi anni abbiamo pescato qui in un pesce un po' dignitoso, però ragazzi va ben tutto, lo sapete. Allora ragazzi, intanto che aspettiamo, volevo parlarvi di quello che vi abbiamo accennato prima, ovvero l'utilizzo del gazebo pro e contro. Avventurandoci in queste nuove per noi sessioni da notte secca, ci siamo resi conto che il gazebo è stracomodo perché è alto, è largo, ci stiamo bene con due lettini, con il tavolo in mezzo, con tutte le nostre borse, tutto quello che volete, ma non sempre ci viene incontro avere uno spazio così grande. Vi spiego meglio, il gazebo bene o male, Cri, correggimi se sbaglio, è un quadrato alla fine, no? Cos'è, un 3x3 questo qua? Sì. Esatto, quindi che cosa succede? Ci siamo trovati ad arrivare su alcuni spot dove volevamo pescare e non ci stava il gazebo, cioè non sapevamo come metterlo perché non c'era lo spazio necessario per poterlo piazzare. Quindi questo è un contro per noi. Se da una parte abbiamo tanto spazio sia in altezza che in metri quadri interni, dall'altra non ci dà la possibilità di piazzarlo ovunque. Diteci anche voi la vostra, ovviamente, ragazzi. Noi sono cose che stiamo testando di recente, perché comunque il gazebo l'abbiamo preso l'anno scorso, l'abbiamo usato nelle sessioni, quelle che facciamo in estate, ma principalmente in qualche lago, in cava, così. Sul fiume, onestamente, sono le prime volte che lo usiamo e ci siamo trovati con queste difficoltà. Quindi stiamo valutando di prendere una tenda che comunque ci ospiti tutti e due, ma per queste notti secche, dove comunque non ci portiamo tutta l'attrezzatura e non ci serve un ambiente enorme, ma perlomeno, visto che sono costruite diversamente dal gazebo, non a quadrato ma a rettangolo principalmente, e abbiamo più possibilità di piazzarla sulle sponde, perché purtroppo ci siamo trovati davanti a questo piccolo, perché alla fine i problemi sono altri, ma davanti a questo piccolo intoppo. E quindi diteci anche voi come la pensate, se avete qualche consiglio su qualche tenda veloce, pratica, non serve che sia enorme, perché per fare queste notti secche non ci serve l'appartamento. Quindi dateci anche voi un feedback su quello che usate, quello che notate anche voi a livello di gazebo pro contro, tenda pro contro, e basta. Quindi questo era quello che è stato il preambolo iniziale nell'intro del video. Detto ciò, adesso direi che è giunta l'ora di andare a prendere la stufetta, perché inizia a esserci un po' il cambio di temperatura a quest'ora, e fino adesso non l'abbiamo accesa, siamo con i giubbotti, io mi sono tolto anche la salopetta invernale perché si sta bene lo stesso, ma adesso c'è un po' di scambio termico, quindi accendiamo un po' la stufa, lasciamo riscaldare l'ambiente, che poi andremo anche a dormire fra poco. E basta, volevamo appunto sentire anche la vostra su gazebo, tenda, pro e contro. C'è qualcosa? Sì. Perdonate ragazzi, un po' le immagini perché c'è parecchia nebbia. Tira? Dà l'idea di pesante, ma ogni tanto fa qualche estate. Però è semplice. Vorrei già escludere il pesce gatto perché non è il suo stile questo. Allora. Non è il suo stile. Quindi
pesante però. Ragazzi, ci siamo quasi. Non ho proprio idea cosa c'è sotto, ma... Che ore sono? Non lo so, non lo dico. Potrei essere qua sotto. Ok ragazzi, devo dare una mano a Max adesso. Senti che roba. Allora ragazzi, adesso sì, non è che abbiamo preso 30 kg in canale, no, ma è il mio personal best. Siamo questo. Solo curiosi di capire un attimo. Vieni a vedere come allama lo spinner rig, per favore, per i scettici di avere uno spinner rig su escano un pop up. Mamma che labbra, Cri! Guardate, con la bait screw, ok, la pallina era qua da qualche parte, si è persa, ok, non importa. Sì, guarda che allamata perfetta lo spinner rig, ragazzi, la meccanica dello spinner rig con i balance weight, neanche la passa in tungsteno, io non la uso più ragazzi, micidiale. Adesso qui la slamo, ma questa non l'avrei mai e poi mai persa, ragazzi. Ok, vediamo un attimo di che taglie parliamo qui, anche se ragazzi sappiamo che non è enorme, vogliamo solo capire. Aspetta, com'è Cri? Ok, 7 kg e 2. 6 kg. Oh no, questa qui sarà un... Ah, è già tarata? 7 kg e 2. Vabbè, oh, non male. Allora ragazzi, l'ho ritrovata, Spicy Crab, questa è quella da 18 con il dip squid, ovviamente il go allo squid, dippata per più di un mese, quindi io questa non la butto ma la rinnesco ragazzi, perché la pallina sta dando i suoi frutti. Ok, andiamo in temperatura con le mani ragazzi e andiamo a vedere il mio nuovo personal best di fiume, che anche se non è una 30 kg ragazzi, ma sono stra felice. Prima notte sul nostro ufficio e voilà, è venuta a trovarci lei, stra felice ragazzi. ottimo, guarda che pancia Cri, la guardiamo anche dall'altra parte. Opla, piano, eccola qua, ok, delicati, guarda che sta cagando, questa si è mangiata un po' di, no, c'è qualche pezzo di boiles qua e là, va bene, oh, guarda che bocca Cri, spinner rig non è solo per papà ragazzi, ci buttiamo a fondanti e bilanciate sullo spinner rig, che bella ragazzi, guarda che pinna, tu pensa che c'era un branco di queste qua sotto, eh
andiamo a rilassarla, dai. Ehi, 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 calma. Andiamo a rilasciarla. Andiamo. Ce la fai senza ammazzarti? Ma sta Crocs azzurrina cosa mi racconta, Cri? Poco in tinta col carfisci. Ok, ci sono. Un attimo. Aspetta. Vengo qui. La faccio un attimo riossigenare. Ci sei, Cri? Ci sono. Ok. Ok. Vai, piccola. È piccola. Vai, bellezza. Grazie. Sì. Come dice qualcuno, Getty! Grande forza. Sì? Noi stavamo dormendo beati con la nostra stufetta. E nel frattempo c'è nebbia. Sono le 2:30 ormai circa, vediamo. Sono le 2:30, appena tornati a letto e ovviamente non riesco più a dormire perché sto pensando ancora al pesce. Cri? Cri ha un grosso problema col sonno, ragazzi, perché appena tocca il cuscino lui riparte. Luce di emergenza, anzi luce di cortesia, e Cri è là. Lui appena tocca il cuscino parte. Non riesco a dormire. Dormi. Mamma mia. Vabbè, lascia lo spiraglio della tenda, ragazzi. Adesso starò qua a rigirarmi per una buona ora. Magari parte un'altra carpa. Ci sarà un altro branco. Buonanotte. Buongiorno ragazzi, prima sessione di notte nel nostro caro ufficio. Yeah! Siamo sopravvissuti e abbiamo fatto il pesciotto. Sono strafelice, ragazzi, perché come dicevamo, per noi era la prima vera e propria sessione di notte in fiume e non abbiamo mai avuto modo di poterlo fare. Quindi stra felice, e adesso andiamo con calma a... Buongiorno Cri. Con calma un attimo a ridiscutere di quello che è successo stanotte, perché noi stavamo veramente dormendo, perlomeno io ero un po' in dormiveglia perché Cri russa che è un piacere. E quindi andiamo un attimo a rivivere quello che è successo stanotte, quindi andiamo un attimo a rivedere l'innesco. Andiamo un attimo. Sei un disturbatore seriale. Lo sei. Andiamo a rivedere l'innesco, il rig, così almeno vi faccio capire come l'ho presa bene. Va bene. È giunto l'ora del caffè, ragazzi, perché stiamo già dando i numeri. Siamo carichi.
Allora ragazzi, come avrete visto nel video, ci siamo regalati anche le swinger nuove della Delkin. Perché? Ovviamente avendo i Delkin abbiamo voluto avere anche le loro swinger, le Nightlight, e le abbiamo prese dei rispettivi colori che abbiamo, quindi io le ho blu, Max le ha viola. E perché? Perché non abbiamo preso piuttosto che queste le bobby, perché pescando in fiume avevamo bisogno di una swinger rigida, quindi abbiamo optato per questo tipo, perché per le sessioni che facciamo noi preferiamo avere questa, che va bene sia per una cosa sia per l'altra. Il montaggio di queste swinger diciamo che è semplice, non è difficile, bisogna solo capire un attimo come fare. Adesso vi faccio vedere per i possessori ovviamente dei Delkin Mythic CD. Come vedete c'è questo gancetto che va inserito all'interno del Delkin, va rimosso il tappino sotto che vedete qui, questo è il tappino, va rimosso, e una volta che abbiamo il nostro Delkin si prende la slitta. La slitta ragazzi va verso, con il gancetto verso l'altro, quindi con la scritta Delkin verso l'alto, si prende lo swinger, va fatto inserire, questi tubi sono flessibili quindi si possono aprire un po', va fatto inserire in questa maniera e poi che lui è qui in sede ci va applicato il peso. Di pesi ne vengono forniti tre, sono tre pesetti, in base alle vostre esigenze metterete il peso quello più indicato per voi per le vostre sessioni. In questo caso vado a mettere il pesetto quello medio e va avvitato semplicemente sotto in questa maniera, eccolo qui. Una volta avvitato avremo la nostra swinger pronta per essere attaccata sul nostro Delkin. Per fare questo è sufficiente agganciarla da sotto in questa maniera, andrà collegato il jack nel foro di entrata del Delkin e abbiamo il nostro Delkin con le loro swinger funzionanti. Quindi il montaggio è molto semplice, bello che vengono forniti con dei vari pesi e basta ragazzi, che dire, li abbiamo usati in questa sessione per la prima volta e ci sono veramente piaciuti, ottimo. Allora ragazzi, fermiamoci un attimo per ricapitolare quello che è successo stanotte. Ore 1:30 più o meno la centralina inizia a dare i primi segnali, qualche bip 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 e poi si ferma. 1:35, 1:40 stessa roba ma molto più accentuata, quindi un po' più lunghi questi bip. A questo punto decidiamo di uscire e come ogni volta la canna smette di suonare. Io vado subito verso la canna, però vedo che il cimino si sta muovendo. Il tempo che Cree esce, come avete visto dalle immagini, e la canna è iniziata a ripartire bene. Quindi ho ferrato e pesce in canna, ragazzi. Pesce a guadino, gioia immensa, e quindi siamo veramente a settimo cielo, perché è la prima volta che facciamo una notturna sul fiume che portiamo nel canale. Quindi io sono veramente felicissimo, anche perché era da un po' che non prendevo un bel pesce in libera. Cree li ha fatti l'anno scorso dei bei pesci, quindi li avete già visti, ma io era da un pezzo che non prendevo un bel pesce così. Quindi lasciando stare che sono felicissimo, come vi ho detto volevo farvi vedere che tipi di inneschi sto usando, ma non tanto perché dai, pubblicità, robe varie, no ragazzi, ma questo perché voglio farvi capire una roba. Se credete in un prodotto e in una pallina, in questo caso non è che se la provate una sessione due non vanno allora la pallina non è buona, bisogna dare fiducia un attimino, ok? Quindi come avete visto anche nel video che abbiamo fatto in cava bagaggiolo, io mi ero portato un bidone con dentro questi vasetti che sono aromatizzati appunto allo spicy crab e le boilers da pastura sempre della stessa linea spicy crab, ok?
In particolare questi sono due vasetti, uno da 15 e uno da 18 mm. E stasera, stanotte, ho preso il mio pesce e la mia carpa con quelle da 18 mm, 18 mm che erano dippate nello Spicy Squid nel Go. Anche qua, tanti fanno l'errore di prendere una pallina di un marchio, il dip di un altro marchio. Ovviamente sì, hanno prezzi un attimino alti quelli della mainline, ma noi ci troviamo veramente bene, le soddisfazioni arrivano. Tanti poi dicono la loro su un prodotto piuttosto che su un altro, e noi siamo concentrati, fissi sulla nostra idea. Non siamo più quei due ragazzini che 5 anni fa hanno iniziato l'avventura nel car fishing e usavano un prodotto, passava al nonno, no, qua con quello non va, allora subito a comprare l'altro prodotto. Abbiamo smesso di essere quelle persone là, abbiamo iniziato a credere in noi stessi e nei prodotti che abbiamo scelto di utilizzare. Quindi io nelle prossime sessioni sicuramente andrò avanti con questa linea, ok? Con la linea Spicy Crab. Perché? Perché mi piace e mi ha dato soddisfazioni in passato. E ciò non toglie che anche quella che usa Cristian, la fruttata, perché lui va giù di frutta pesante, senza l'IB e senza l'IB, però si trova, ragazzi, ha preso. Quindi cioè, i fatti parlano chiaro. E basta. Spinner rig, ragazzi, è una garanzia. Noi lo diciamo da anni, lo spinner rig è veramente una garanzia. Avete visto che allamata che ha fatto? Quella carpa non l'avrei mai e poi mai persa. Allamata il labbro inferiore verso l'interno, quella non la perdevo, ma neanche se stavo un'ora in combattimento. Il balancing weight al posto della pasta in tungsteno, secondo me è meglio. Cree continua a usare la pasta perché è un aficionado del tungsteno e della pasta. Io invece uso questi balancing weight che sono sempre in tungsteno, se non sbaglio, ma si vanno a posizionare sulla girella. Non corro il rischio che ogni tanto la pasta si stacchi, infatti Cree spesso e volentieri la deve rimettere perché comunque deve grippare bene sul pezzettino di boom, sulla crimp, quindi lui a volte è un po' troppo veloce nel fare le cose e la mette un po' così e rischia di perderla. Io anch'io facevo così, ma poi ho detto basta, prendo i balancing weight che li metto sulla girella, lì stanno e lì non si tolgono. Detto questo, ragazzi, ci rimane ancora un po' di tempo, sfruttiamo la mattinata ovviamente sperando che passi qualche altro branchetto di carpe e vediamo come finisce la sessione, ma già così per noi è un successo, perché comunque la prima volta con un bel pesce portato a guadino, siamo stati bene anche qua in fiume, una bollata tremenda tra l'altro qua sotto. Basta, non vi annoio più, andiamo a vedere se parte qualche altro pesce. Bene, conclusa anche questa sessione, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, prima sessione, l'abbiamo già detto, sì, ma siamo strafelici perché è un piccolo passo anche per noi, non è che è il secondo passo sì, non è... per noi sono le prime veramente nottate secche, quindi a parte quelle che facciamo magari nei periodi estivi dove andiamo a visitare qualche lago, facciamo questa bella notturna o in cava, ma la prima volta sul fiume è sempre un'emozione. Sì, perché questa effettivamente è stata la prima, sì, la prima nostra sessione notturna, diciamo, in libera. Esatto, realmente esatto. In libera. Quindi devo dire che è stata molto piacevole. Sì, sì, e siamo stati anche premiati, insomma, abbiamo fatto le cose fatte bene. E diciamo che quando si è anche attrezzati in un certo modo, Cree è piacevole. Sì, quindi adesso ci siamo creati appunto un setup tra la stufetta, tra il gazebo, tra il lettino e cose l'altra, dove sì, riusciamo a stare in pesca anche, diciamo, in questo periodo che adesso, per dire la verità, non è che avesse fatto chissà quanto freddo, però insomma senza stufetta, ragazzi, senza stufetta l'abbiamo provato a spegnere, ma dopo 5 minuti faceva freschino, quindi la stufetta serve. Sì, sì. Bene, detto questo, ragazzi, noi speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Esatto, speriamo che sia stato ricco di spunti come al solito. Vi diamo appuntamento al prossimo video. Fate i bravi, ragazzi, al prossimo video. Ciao!